hardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. In questi giorni si è parlato davvero tanto di Apple, che ha da poco presentato nel suo quartier generale di Cupertino, come è già successo nei due anni precedenti, tre nuovi modelli di iPhone, il 10S, 10S Max e 10R. Due di questi, il 10S e il 10S Max, sono tra gli smartphone più costosi che si possono acquistare in tutto il mondo. Ma vi siete mai chiesti come variano i prezzi degli iPhone nel mondo e soprattutto qual è lo stato in cui costano effettivamente di più? Probabilmente la risposta a prima vista potrebbe anche apparire scontata, ma nell'analizzare i prezzi sono rimasto piuttosto stupito perché il risultato non è stato per niente prevedibile, almeno dal mio punto di vista. Infatti è pur vero che nella determinazione del prezzo giocano un ruolo fondamentale sia le quotazioni delle varie monete che il carico fiscale dato principalmente dalle tasse doganali all'importazione dall'IVA che verrà applicata sul prezzo finale al consumatore, comunque sia il risultato che ho ottenuto mi ha lasciato lo stesso senza parole. Prima di proseguire però e mostrarvi quali sono i prezzi finali ai consumatori di nuovi iPhone di 8 tra i principali paesi del mondo, vorrei chiedervi di mettere un attimo in pausa il video e scrivere nei commenti quali sono secondo voi gli stati nei quali due nuovi iPhone 10S e 10S Max si potranno acquistare rispettivamente al prezzo più alto e al prezzo più basso. Per facilitarvi un po' il compito vi lascio la lista di paesi che ho analizzato e che sono Polonia, Inghilterra, Russia, Hong Kong, Stati Uniti, Giappone, Cina e ovviamente l'Italia. Bene, presumo che a questo punto abbiate provato ad indovinare e scrivere nei commenti qual è il paese nel quale i nuovi iPhone costeranno di più, quindi posso iniziare mostrandovi qual è il paese dove si potranno acquistare i due nuovi iPhone al prezzo più basso. Per cui all'ottavo posto della lista troviamo, come forse era prevedibile, gli Stati Uniti d'America, nei quali i due nuovi iPhone 10S e 10S Max potranno essere acquistati rispettivamente a circa 835 euro per il 10S da 64 GB e 1238 euro per il 10S Max da 512 GB. Proseguiamo con la posizione numero 7, dove troviamo il Giappone, dove il nuovo iPhone 10S costerà circa 861 euro, mentre il 10S Max si potrà portare a casa con 1258 euro. Andiamo avanti e arriviamo così alla posizione numero 6, dove troviamo Hong Kong, dove i nuovi iPhone costeranno rispettivamente 935 euro per la versione 10S e 1360 euro per la versione 10S Max. Rimaniamo sempre in Oriente per la posizione numero 5, che è occupata piuttosto a sorpresa, almeno dal mio punto di vista, dalla Cina, dove l'iPhone 10S costerà 1084 euro, mentre l'iPhone 10S Max si potrà portare a casa con circa 1596 euro. Con la posizione numero 4 ci spostiamo un po' più verso ovest e quindi verso l'Europa, anche se non ci arriviamo ancora perché questa piazza è occupata niente di meno che dalla Russia, dove l'iPhone 10S costerà all'incirca 1104 euro, mentre l'iPhone 10S Max arriverà a costare all'incirca 1596 euro. Siamo così giunti al podio e quindi ai primi tre posti di questa poco invidiabile classifica, dove i prossimi nuovi iPhone costeranno di più. A questo punto vi ricordo che i tre paesi che ancora non hanno trovato posto in questa classifica sono l'Inghilterra, la Polonia e l'Italia. Prima di proseguire, se volete, nel caso il paese che avete pronosticato all'inizio sia già stato incluso nella lista, potete mettere nuovamente in pausa il video e modificare quello che avete scritto in precedenza per quanto riguarda naturalmente il paese nel quale i nuovi iPhone costeranno di più, oppure potete lasciare anche un nuovo commento e mettere in ordine dal più costoso al meno costoso questi tre stati, perché il risultato che vi mostrerò non sarà per niente scontato, o almeno non l'è stato per quanto riguardava la mia personalissima previsione.
Per cui andiamo avanti con il terzo gradino del podio, dove troviamo l'Inghilterra. Infatti, oltre Manica, l'iPhone XS costerà all'incirca 1118 euro, mentre l'iPhone XS Max si potrà portare a casa con 1621 euro. Siamo arrivati così ai primi due posti di questa davvero poco invidiabile classifica, dove i nuovi iPhone costeranno rispettivamente 1155 e 1187 euro per la versione XS e 1671 euro e 1684 euro per la versione XS Max. E naturalmente i fortunati che pagheranno di più per portarsi a casa i nuovi iPhone saranno... o per meglio dire, saremo noi italiani! Che notoriamente siamo il popolo più ricco... e meno tartassato del mondo, soprattutto per quanto riguarda l'imposizione fiscale. Vi dirò la verità, è un risultato che mai mi sarei aspettato quando mi è venuta l'idea di fare questa analisi, per cui sono rimasto veramente senza parole. A questo punto ci potrebbe anche stare un viaggetto in uno dei paesi che si sono classificati agli ultimi posti di questa lista, se abbiamo proprio bisogno di acquistare questi nuovi iPhone a un prezzo un po', diciamo così, più umano. Ma adesso lascio a voi la palla, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Come sempre, per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!